Lo sapevate che in origine i Pokémon dovevano chiamarsi Capsule Monsters? Il concept iniziale trae ispirazione dai Gashapon, le macchinette giapponesi che davano sfere di plastica contenenti giocattoli. Alcuni artwork suggeriscono che all'inizio i Pokémon si sarebbero potuti comprare nei negozi, proprio come i Gashapon. Il nome fu cambiato da Capsule Monsters a Capumon per questioni di copyright, ma alla fine ebbe la meglio Pocket Monsters. I primi giochi di Pokémon a essere sviluppati furono Pokémon Rosso e Verde, e ci volle molto tempo per crearli. Lo sviluppo iniziò nel 1990 e i giochi furono rilasciati solo nel 1996. In parte fu perché gli sviluppatori si presero delle pause per trovare fondi per finanziare il progetto, lavorando ad altri giochi come Yoshi. Yoshi vendette abbastanza per permettere agli sviluppatori di continuare a lavorare a Pokémon, ma furono talmente tanti i casi di pause simili che l'aver pubblicato Pokémon sembrerebbe quasi un miracolo. L'uomo di punta dietro Pokémon fu Satoshi Tajiri, a cui venne l'idea originale e la propose a Nintendo. Anche se l'idea fu scartata, Shigeru Miyamoto, il creatore di Super Mario Bros. E Legend of Zelda, si interessò al progetto. Miyamoto diventò così un mentore per Tajiri e in suo omaggio, quest'ultimo, aggiunse Satoshi come nome di default per il protagonista e Shigeru come nome di default per il suo rivale nelle edizioni giapponesi del gioco. Anche se nel codice di gioco i nomi del protagonista e del rivale sono Yamaguchi, ispirato a Wataru Yamaguchi, uno dei nomi nei ringraziamenti speciali, e Ishihara, ispirato allo sviluppatore e attuale presidente della Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara. Nella versione giapponese di Pokémon Blue, invece, i nomi furono cambiati con riferimenti a Game Freak e a Kratos. E curiosamente le versioni occidentali mantennero questa tradizione. I nomi di default furono cambiati con Nintendo e Sony, riferimento alla console war in corso tra PlayStation e Nintendo 64. E a proposito di Nintendo 64, c'era in sviluppo un capitolo in esclusiva per questa console, intitolato Pocket Monsters RPG. Da non essere confuso con Pocket Monsters 64, nome di origine del più conosciuto Pokémon Stadium. Tutto ciò che si sa del gioco è che Satoshi Tajiri era coinvolto, e alcuni commenti di Miyamoto suggeriscono che avrebbe usato gli stessi modelli poligonali di Pokémon Stadium. Non si sa perché il progetto fu cancellato, ma riebbe vita sul GameCube con Pokémon Colosseum, ma non sotto mano della Game Freak, infatti il nome di Tajiri non compare nei credits. Ken Sugimori creò tantissime illustrazioni durante lo sviluppo di Pokémon Rosso e Verde, ma una di queste è particolarmente interessante. Questa raffigura una sfida a tre tra il protagonista Red con un Bulbasaur, il rivale Blue con un Charmander e una ragazza con Squirtle. Vista l'importanza dei primi due personaggi, la presenza della ragazza potrebbe avere un significato. Nel manga di Pokémon Adventure si scopre che quella ragazza è Green, un'allenatrice che prende Squirtle come Pokémon dal Professor Oak, il che ci porta all'immagine di prima. Con l'uscita di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia ci furono dei miglioramenti, come la possibilità di scegliere se essere un ragazzo o una ragazza. Tra i nomi selezionabili da ragazza è presente Leaf, e l'aspetto somiglia molto a quello di Green. Un altro fattore importante è che, secondo lo sviluppatore Junichi Masuda, Pokémon nero e bianco contengono elementi per ricreare le sensazioni dei primi giochi, che furono un perenne monito durante lo sviluppo di nero e bianco. Una novità in nero e bianco fu l'inserimento del secondo rivale oltre al rivale classico, chiamati rispettivamente Bianca e Ceren. Tutto suggerisce che Green doveva essere un personaggio femminile giocabile nei primi giochi Pokémon, come Leaf, o che la rivalità a tre presente in nero e bianco era un'idea ai tempi rimossa dai primi giochi. Nei giochi di prima generazione si può pescare nelle statue dentro le palestre e sulla via Vittoria e catturare dei Pokémon. Si possono trovare Magikarp con l'amo vecchio, Poliwag e Goldin con l'amo buono e Krabby, Psyduck e Goldin ai livelli più alti con il Super Amo, anche se questo sembra funzionare solo nella palestra di Celestopoli e funziona solo con le statue grosse, non con quelle piccole. Si può anche usare Surf sulle statue, ma non si troveranno Pokémon nel frattempo. Un simile glitch si trova in Pokémon Nero 2 e Bianco 2, dove si può surfare sugli alberi dei Pokéstar Studios. Alcune prove suggeriscono che il tipo psico sia debole ai tipi insetto, fantasma e buio perché sono tutti tipi di paure abbastanza diffuse e la paura vince sulla mente. L'abilità paura aumenta la velocità di un Pokémon quando questo viene colpito da un attacco insetto, fantasma o buio, come se volessero darsela a gambe, avvalorando la tesi di poco fa. Il tipo buio in giapponese si traduce letteralmente con tipo maligno,
e l'idea persiste. Gengar ha molti collegamenti con un altro Pokémon, Clefable. La forma del corpo è molto simile, i capelli, le ali e la coda di Clefable sono nelle stesse posizioni degli aculei di Gengar. Clefable è di tipo normale, mentre Gengar del tipo fantasma, cioè i loro attacchi non hanno effetto vicendevolmente. Si crede siano tra i primi Pokémon mai creati, e Gengar è un Pokémon ombra. Il nome Gengar proviene dalla parola doppelganger, cioè qualcuno che assume le fattezze di qualcun altro. Gengar potrebbe essere l'ombra di Clefable. Un altro fatto inquietante di Pokémon è che quando Paras si evolve in Parasect, in realtà il Pokémon viene inglobato dal fungo sulla sua schiena, che prende il controllo del suo corpo e sottomette la mente dell'ospite. Paras viene zombificato, come si evince dalla mancanza di pupille. Anche per oggi è tutto, ma torneremo presto con altri Didyuno Gaming Ita. Quindi iscrivetevi al canale, visitate il canale originale e per altre curiosità dal mondo videoludico visitate il sito didyunogaming.com. E se vi va, fate un salto su Rotolaus, dove potrete trovare il doppiaggio italiano di Final Fantasy X e la rubrica Secondo Me, dove al momento si sta parlando dei film della Disney. Ciao Rotolini, alla prossima! E per altre curiosità...